Hakuna Matata ragazzi e ragazze, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89. Vi ricordo che questa sera sono in live sul mio canale YouTube alle 20:30 che andiamo a giocare a Clash Royale. Quindi vi aspetto questa sera sul mio canale YouTube che giochiamo a Clash Royale. Vi volevo ringraziare tantissimo perché in questi giorni, ultimamente, state lasciando un sacco di mi piace sotto i video di Clash Royale, sotto i video di cucina, sotto i video vlog. Veramente grazie infinite, grazie, grazie infinite, davvero. Se vi va di lasciare un altro like anche a questo video e raggiungere, che ne so, i 30.000 mi piace, sta a voi. Allora, 6.405 trofei, sì, lo so, ho droppato. Oggi è una giornata un po' particolare, vi ho fatto vedere il deck con cui andiamo a giocare, che è il Golem di Elisir. Qual è il problema? È che sicuramente sono in drop, e va bene. Vi dico, è una cosa un po' particolare oggi. Come potete vedere, non ho neanche il deck girato nel verso giusto, perché lo potete sicuramente vedere. Posso effettivamente organizzare una ripartenza più o meno efficace, ma a me questo mi dà tanto de fulmine o mi date tanto di altre cose molto molto brutte. Oddio, sfera infuocata la possiamo anche digerire se riesco a curare. Se dovessi riuscire a curare diventa interessante. Ok, la torre l'ha persa. Poi tra l'altro fatemi sapere se anche voi avete iniziato ad utilizzare questo deck, dato che lo sto giocando io. Allora, questo deck prende pizze ovunque, ma ne dà anche tante. Oggi sto trovando dei deck molto strani. A questo punto mi va, credo di stare basso di trofei. Cioè, se trovo deck strani e non trovo deck in meta, probabilmente dovrei salire un pochino più di trofei per poter ricominciare a vedere dei deck che conosciamo. Quindi con la fulmine, tutte quelle cose bellissime. Ok, allora raga, cin cin, arrivederci a tutti quanti, vi ho voluto bene. L'unico modo per vincere questo deck è questo. Quando il golem ci sarà sotto i piedi, raga, è così, va bene. Però va bene, perché la torre dovrebbe essere andata giù. Lui ha usato la fulmine, come sapete la fulmine è counter deck, ragazzi. Non è che voto Dio, perché è davvero counter. Perfetto. Il principe nero potrei anche non difenderlo eventualmente. Però io so che voi mi state urlando nell'orecchio di difenderlo. Cioè, perché ormai io vi sento. Cioè, io ho questa capacità che quando voi mi parlate io vi sento. Non mi dite come faccio, ma ho questa grande capacità. Adesso che cosa dobbiamo capire noi? Dove tirerà il golem? Ok, quindi ipoteticamente io dovrei fare la stessa cosa che ho fatto prima dall'altra parte. Cioè subito testa. È l'unico, raga, ve lo ripeto, è l'unico modo in cui noi possiamo vincere questo matchup. Perché se noi questo matchup non lo vinciamo. Devo fare per forza così. Per forza così. Se non lo vinciamo, non lo vinciamo. Guarda che mi counter il Baby Dragon, a me sta anche bene. Yes! Guardate che il golem si perde e lui aveva la fulmine e non siamo, noi abbiamo dato modo di tirarla, di tirarla, di tirarla. Io ho la fulmine, ragazzi. Se troviamo la fulmine contro, capirei, fulmine è tornato. Mamma mia, che avevo detto, no? Perché ancora Angel dei ATL Bacardi. Bro, se ci sei ti mando un abbraccio. Cerca di perdere questa partita, per cortesia. Dovresti farlo per il King di Clash Royale. Ho anche il deck girato bene. Non vorrei che lui avesse tipo la mongolfiera, perché buttare il drago infernale così testa mi sembra un po' particolare. Non vorrei. Lui ha proprio quel deck là. Questo c'ha la fulmine. Ah no, è vero, questo non c'ha la fulmine. Questo non c'ha la fulmine, questo c'ha la ghiaccio. Che secondo me, a parer mio, non ha neanche tirato così bene. Ce la poteva tirare molto meglio. Senti, ti devo un attimo scaricare che mi hai rotto le scatole. Quella è una carta che mi blocca notevolmente. Lui non ha più niente.
Cioè io potevo lanciare anche loro. Però, dato che lui ha sprecato tanto, arrivo più arrabbiato di lui. Secondo me. La ghiaccio è un problema. La ghiaccio è un problema. Non devo perdere Elisir. La ghiaccio è un problema. Dovrei tirare questo e successivamente andarmene. Eh no, devo fare per forza così. Mi va bene. Mi va molto bene. Mi serve la cura. Ok, grazie per la cura anticipata. Molto gentile. Sì e no. Ok, parto con loro. Diciamo che secondo me il ragazzo ci ha perso. Secondo me. Probabilmente. Probabilmente. Ok, tre corone, dai. Perfetto, GG. Un abbraccio, Angel. Sperando che tu non mi abbia detto troppe parolacce nel momento in cui mi hai visto. Però, magari non me neanche mi conosci, eh. Magari sto dicendo una cavolata. Ok. Siamo a 6 minuti, siamo quasi tornati a 6.500, sarebbe bello ritornare a 6.600. Ma anche no, ma anche no, già tanto che esce il contenuto divertente da portarvi sul canale, non ho niente con cui girare, zero, quindi sono obbligato a tirare delle frecce così, sperando che lui non vada a supportare quella carta. Ok. E comunque, e non va bene neanche così, proprio veramente il deck è girato malissimo. Lui mi ha perso un botto di Elisir. Devo fare per forza così perché se no la torre. Guarda, proprio regà, comunque veramente girato tutto male. Regà, girato tutto male. La scarica me la devo tenere per lui, eh. La scarica me la devo tenere per lui. Ok. Per tutta sta roba qua dovrei avere i barbari scelti. La vedo comunque dura. La vedo comunque orribile. Va bene, torre per torre. Dai. Ci sta. Lui ha buttato molto più di Elisir di me. Per favore, se vi fermate un attimo, dato che mi state disintegrando la vita. Oh, mi sa che questa ce l'andiamo a perdere, sapete? Tante mongolfiere stanno girando ultimamente, eh. Allora, lui mi potrebbe pensare di riattaccarmi in torre. Lo farà. E lo farà. Torre centrale, lo farà. Ma lo farà con la mongolfiera e il coso. E il boscaiolo. Lui adesso sta semplicemente perdendo un sacco di tempo. Io lo so perfettamente. Ok. Diciamo che come predict, tutto sommato, non era male. Tutto sommato come predict non era male. Se lui mi lancia mongolfiera, raga. GG, dai. Ci ho provato. Era forse l'unico modo per potermi rubare la partita. Non ce l'ho fatta. Perché non potevo fare altro. Cioè, in realtà avevo anche predictato che lui avrebbe fatto una roba del genere. Ci sta. Ci sta. È un deck che sta girando tantissimo ultimamente quello lì. Tanto, tanto. Infatti ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io. Non è male. Però subisce tanti deck. Ma a quanto pare il mio no. Va bene. Deck girato malissimo. Non so veramente. Non so veramente come cavarmela con una roba del genere. Devo per forza tirarmi un drago infernale a sinistra. Perché il momento in cui. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Guardate. Arrivederci a tutti, tanto lui c'ha. Voi pensate. Oh, che bravo Ciccio Gamer! Guardate, ragazzi.
Non saprei neanche se conviene difendermi, perché una roba orribile. Non posso proprio difendere? Non è che dici, sai, puoi difenderti. Non puoi fare. Io non posso fare niente qua, eh. Mamma mia. Forse mi sono difeso. Forse. Non lo so. Dove va quel drago elettrico, secondo voi? Lo sai che, per assurdo, perfetta per vincere questa partita con la scarica. Se non avessi tirato la scarica, non avrei vinto la partita. Accidicchia, accidicchia, accidicchia. Oddio, non è che mi posso lamentare tantissimo qua. Baby Dragon non mi dà informazioni sul deck che ha. Ci avrei visto più un ariete qua. Calmo. Calmo. Mamma mia, la torre lì mi è esplosa malissimo. Proprio di tipo. Ma sapete che, se io facessi così in questo momento, lui non dovrebbe avere niente di stra efficace. Sentite, cresce. Che non mi vada a prendere danni. Mamma mia, GG, mi ha tolto anche la strega. Va bene, no? Diciamo. Lui ha deciso che mi può fare degli attacchi incredibili, quindi io partirei comunque con il golem di Elisir dietro la nostra torre centrale. Lui rifarà di nuovo questo algoritmo che a me non fa impazzire. È l'unica cosa decente che mi viene da fare in questo momento. Lui ha gli scheletrini, quindi dobbiamo fare molta attenzione. Non ho la furia, purtroppo. Purtroppo non ho la furia. Tanti danni, per carità del cielo, eh. Se riusciamo a toglierci la vecchietta là, purtroppo no. E invece sì. GG. Non voglio perdere il drago infernale. Ah, se lui è forte mi attacca sulla torre quella là. Quella là. Ma lui deve essere molto forte, eh. Ci ho provato. Ok. Sì, mi va bene. Cioè, mi può andare bene. Mi può andare molto bene. Guardate che queste partite sembrano facili, ma non lo sono per niente. Lo sapete che sto rischiando di perdere? Io ve voglio dire sta cosa, poi. Sembra molto romantica come eventualità, eh. Belli quelli. Voleva essere un predict. Voleva essere un pedict degli scheletrini. Non pensavo me li tirasse tutti sui barbari scelti, ma che li splittasse un pochino più centrale. Va bene, cioè non è che è andata male. Ci sta bene. Ci sta bene, raga. 6521, 6521. Possiamo andare anche in locale. Quindi, ok. Poi sapete che mi crasha. Pensate se mi crashava prima. 6521, classifiche locale. 6000. Ho stoppato troppo presto. Vabbè, 6521. Siamo 445esimi in Italia. Sì, va bene. Però ho detto, tra l'altro va benissimo in realtà.
in questa stagione vorrei provare ad arrivare alle 6800 trofei. Ce la possiamo fare, non è un traguardo impossibile. Vado a tirare la guaritrice perché sicuramente questo maledetto, conoscendoli, e tra l'altro purtroppo, lui ha una sfera infuocata gigante, ragazzi. Lui veramente ha una sfera infuocata gigante. Belli tutti e due su torre. E niente, era troppo bello. Effettivamente parlando era molto, molto romantico. Valkyria gli esplosa. Cavolo, raga, tutte e due su torre. Era bellissimo. No, guarda che roba. Ah, che roba, raga. Dai, dai, avvicinati. Ancora no. Sicuramente, posso dirlo, sfortunate. Secondo me, molto sfortunate. Che faccio, perdo torre? Direi di no. Direi di no. Direi di no. Quindi lanciamo questo. Lanciamo questo qua. E devo fare per forza così. Per forza così. La scarica non era fattibile per me. Stato romantico. Però rischiamo di perderla. Rischiamo di perderla. Perché lui 4 ha fatto quello. Si è buttato in difesa, quindi non mi può attaccare in questo momento. Anche se ha quel tipo di carta là, forse non l'avrei tirata dietro io. Sicuramente non l'avrei tirata indietro. Sta cercando di ciclare. Quindi mo mi tirerà la trivella goblin. E in più mi tirerà... Oddio, o se ne sta in difesa il tizio. Vediamo come... Allora, che tu mi vai dall'altro lato, a me può sta anche bene. In realtà. Ho detto che comunque è difficile, no? Mi sembra che ve l'avevo detto, eh? Sì, ma devo cambiare algoritmo perché sennò vado a perdere. Credo di poter esagerare. Credo di poter esagerare. Allora, questa, vi dico, questa giocata che avete visto non è assolutamente facile da fare, quella di splittare l'attacco e andare direttamente a sinistra con i barbari scelti e furiare è molto rischiosa, ma contro un deck del genere probabilmente avrei perso. Questo è un deck che ho anche io nella rosa dei deck, vi volevo far vedere per l'appunto se... Eccolo qua, è un deck molto molto forte che sto tenendo d'occhio. Non famo come live. Allora, 6550, andiamo nelle classifiche e vediamo un attimo. 6550, ma non potrebbero mettere comunque un tasto migliore, eh? 380esimo, che non mi sembra male. Proviamo a fare l'ultima partita, almeno credo di oggi. Diciamo che sono molto molto contento del risultato. Sempre se dovessimo riuscire a vincere questa partita qua, io andrei a girare. Ok, tutte e due abbiamo girato. Non devo perdere l'Elisir perché ho leggermente più l'Elisir di lui. Quello là che c'è il 2.8 questo. Mi sa che c'è il 2.8. Via, non te voglio proprio vedere. Ma minimamente, guarda. Sempre un rischio, eh. Sempre un grandissimo rischio fare così. Veramente un rischio abnorme. Ci posso provare, ma non credo che... questo c'ha Arco X. Questo c'ha Arco X, ragazzi. Guarda come cicla. Peccato che non gli è morto quello, perché sennò sarebbe stato davvero interessante. Pensavo che potesse
potesse essere arco X. Allora, dato che vorrei vincere questa partita, devo stare 4 di resist sotto. Cioè, lo devo lasciar perdere a lui, perché mi servirà davvero tutto l'elisir per potergli andare in torre, perché se no lui mi cicla e mi butta la Tesla, che è counter deck. Non credo di vincerla, eh. Non credo di vincerla. I draghi li devo spostare tutte e due sulla lane centrale. Devo farlo per forza. Non doveva andare così. Non doveva assolutamente andare così. Non doveva, raga. Vabbè, è inutile dirti che... bella quella terremoto miscliccata. Ci sta. Lui adesso mi dovrebbe tirare il domatore. Lui ha buttato 3. Quindi posso buttare questa carta un pochino più avanti. Ma sai che la vedo dura, raga? Come faccio a cavarmela? O faccio di nuovo la giocata? La riesco a prendere quella là? Sì. Ma non riesco a vincere. Lui gioca davvero da stronzo. Cioè, non, magari non devo dirlo, però... Che devo fa'? Come faccio? Cioè, oltre che fare già quello che faccio, che cosa mi invento? Perché lui lo devo togliere, ragazzi. Cioè, lui è veramente proibitivo. Quella carta là, per quanto riguarda noi, veramente... ma non ce la faccio, ragazzi. Lui è chiuso, 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 chiuso. Ok. Terremoto mi può anche star bene. Che faccio? Scusate. Ditemi voi che cosa devo fare qua. Non è fattibile. Non è sicuramente fattibile. Sono morto. Peccato, raga. Lui, allora, sì, sicuramente era un deck che... super counter, e ci facciamo un'altra partita, perché a me non è che posso andarmene via. Qui non sarei mai passato, raga. Non sarei mai passato. Ah, è una variante di quell'altro. Un bel deck, tra l'altro. Ma credo che funziona solo su di me, o su il tipo di deck che ho io. Veramente un peccato incredibile. Anche se di solito i nostri video durano sempre mezz'ora, e so che vi piacciono. Mo vediamo come va la situazione, che tanto continuerò a perdere. Non è che posso andare a raccogliere le fragole. Legit. Tutto molto legit. Buttiamo una furia qua. Comunque Golem di Elisir come ultima carta. Veramente, veramente buono. Non capisco lui. Perché mi hai tirato il miner su una... su una torre anche potenziata. Penso di aver capito che deck ha. Questo mi ghiaccia. Mi ghiaccia tutto. Mi conviene fare così. E mi conviene fare così. Perché dato che lui è sotto torre. Ok. Sarebbe perfetto se lui si girasse e facesse il sederotto a quelli là. Perché io non so se no come fare. Non ho frecce. Non ho assolutamente niente, raga. Quindi sto perdendo tempo in questo momento. Guarda. Veramente la mia sfiga in questo momento, veramente, perché qui è stata tanta sfiga, è che non avevo le frecce girate nel momento giusto. Ah, loro due se la prendono con me, giusto? Penso partita persa. Penso partita persa. Per fortuna non mi è andato sotto torre principale a fare questi danni, quindi si concentrerà sulla mia torre di sinistra. Io posso anche ripartire dietro, ma sicuramente riceverò un attacco frontale sinistro. Però lo devo fare per forza. Io quella torre la devo togliere. E che tanto adesso lui davanti a quello mi tira il mastino. Sicuramente era preferibile il contrario, perché io una scarica ce l'ho. Se dovessi fare...
Mi sembra di aver fatto probabilmente una delle migliori cose che potevo fare. Ci sto provando con tutto me stesso. Con tutto me stesso. Devo per forza fare così, raga. Non so se ho fatto bene. Cerco di rubarla, ma senza senso. Non ho niente. Non ho niente. GG. Lo sapete che probabilmente, e purtroppo non potevo farci niente, credo, se avessi avuto il drago elettrico e non quello infernale. Tra l'altro, shit, mi faccio l'ultima, ma io so che tanto voi state lasciando like. Io lo so. Siamo due partite sotto. Fate finta che in questo momento siamo due partite sotto. Da quando volevo staccare il video? Ma perché non lo stacco il video? Che fa questo? Ma perché non lo stacco il video? Ma ho detto che volevo staccare il video. E Mirko, staccalo il video. Senti, tu vai col bombarolo a sinistra, io me ne vado con questo a destra. Ripeto, sì. Posso fare una bella giocata. Capito? Le giocate belle, per carità del cielo, le facciamo. Non è che non le facciamo, le facciamo, le facciamo. Acci mincia se le facciamo. Però vedi, non credo che sia il nostro momento, ragazzi, eh. Non credo che sia il nostro momento. Se mi fai fuori il bombarolo sarebbe davvero eccezionale. Io, sì, posso andare anche in difesa, ma guarda che fireball. No, sfera di neve. Neanche mia nonna usa più la sfera di neve. Ci provo, ma non. No. Perché tanto lui mi dirà. Esatto, appunto la. La Tesla lì, bombarolo. Dove vado? Sono deck troppo veloci rispetto a quello che ho io. Sono deck troppo veloci. Io qui di nuovo vado a fare questa giocata qua, ma il bombarolo praticamente mi butterà giù la torre. E raga, la partita è stata già scritta. Cioè non è che posso farci assolutamente niente. Posso fare pure così, così lui non mi arriva in torre. Di là posso fregarmene. Cioè la torre me la spacca. Perché la torre me la spacca. Se stiamo a prendere in giro, perché mi fa un danno abissale. E per danno abissale intendo proprio che mi spacca. Non è che. Ci provo molto romanticamente. State guardando le mie torri quanto sono belle? No, perché magari ve ne eravate persi. Ripeto. Sì, d'accordo, fai quello che vuoi, ma non. Non passo, raga. Non passo. Non posso minimamente passare. E che faccio, ragazzi? Ma che volete che faccio? Neanche mi fa fare una torre. 3, 2, 1. Bene. Siamo tre partite sotto, eh. Sapete che significa tre partite sotto? Perché sai, fin quando Ciccio Gamer 89, sai, sta una partita sotto, può pure staccare. Ma stavo a 6570. Quanto stavo, mostro un'altra volta 100 trofei sotto. Per favore. Però veramente con queste matchup io non posso vincere. Cioè, veramente, poi, raga, io provo veramente a variare, nel senso che provo a fare. Ma non mi interessa minimamente. Ma non mi interessa minimamente. Non mi interessa. Oh, sto bombarolo, mamma mia, oh. Mamma mia sta cosa. Stanno sempre qua, stanno. Che sono una maledizione, sono diventate ste carte. Una maledizione, oh. Ah sì, comunque sono diventati tutti deck uguali. Cioè almeno il mio gioco io e pochi altri. Nel senso che. Ah, tira una steccata in testa, va, levalo.
Ok. Non ha perso le torri. Ma non è che sta così in forma il ragazzo, eh. Io capisco approfittartene fino a un certo punto. Oh, veramente, comunque i deck contro, raga, sono tutti molto molto simili. Sono tutti cycle deck. Sì, io l'ho capito che tu mi vuoi fare. Cioè, l'ho capito. Mi vado a difendere così, perché tanto tra poco ci starà tutto in mezzo, raga. Quindi non è che... Anche se sto giro siamo un po' tutti più... Vai, 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 toglimi così. Bravo. Bravo. Tutto giusto al momento giusto. La torre dovrebbe essere andata giù. Vado sicuramente a togliermi sto bombarolo, ragazzi, perché è veramente un fastidio eclatante. Eclatante come fastidio. Mamma mia, se mi rimaneva in vita un secondo e mezzo in più. No, già ti ho detto che questa mossa non è efficace. È una scarica tutta dedicata a te. E basta insistere. Potrei quasi quasi perdere torre, raga. Vi dico la verità. Qui non, questo suo attacco a me non mi interessa proprio. Non mi interessa. Via. Perché comunque ho un attacco forte a destra. Scusatemi, a sinistra. Guarda. Va bene. Io ti proverò a fare le tre. Cioè, non mi interessa. Non ho... Bene. Io devo provare a fare tre, raga. Vai, 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 vai. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Per me ce l'abbiamo. E qui è sempre da rischiarsela, eh. Adesso non so quante partite. Mi sembra due partite sotto stiamo. Tanto lo so che voi state godendo, raga. Perché nel senso... Avete, allora, i video di Clash Royale hanno un watch timing incredibile. Cioè, che cosa significa? Che voi vi li vedete tutti. Vi piace come intrattengo, vi piace come porto le partite. Però, mi raccomando, con i mi piace, vi ricordo che vi aspetto sempre questa sera in live. Ora, pensiamo alla nostra partita di adesso. Lui non gira, quindi io devo girare il mio deck. Ipoteticamente il deck già ce l'ho un po' girato. Vado sicuramente a tirare il golem di Elisir. Vado a tirare il drago elettrico, che me lo ferma un attimino. Dice: ehi zio, ero più contento se mi prendeva la torre. Se ve posso dire la mia, spassionatamente, potrei tirare delle frecce lì incredibili. E invece voglio fare una cosa un po' pazzerella. Mi va bene. Ma mi va bene su tutta la linea. E levate. Sicuramente diventa più complicato. Ma se io me lo porto lì. Ok, me lo va a prendere. Tanti danni. Purtroppo mi va a dare una bella hit. Sì e no. Sì e no. Se io vado sulla torre di sinistra, lui mi carica e mi fotte la destra. Dato che la torre di destra è già danneggiata e qui sicuramente si andrà su farsi male, devo giocarmela per forza così. Drago elettrico dietro, mi serve la curatrice. Gioco, adesso io non vorrei dire, ma mi serve la curatrice. Posso partire con questo, a meno che lui non abbia un razzo, qualcosa di incredibile, perché io non lo posso sapere. Sì. Molto molto bene. Vado sicuramente a tirarmi un drago infernale. Vado sicuramente a buttarmi un coso di elisir, perché vabbè, avete capito quello che intendevo. Vado sicuramente a fare di questo. Vado a ritirarmi i barbari scelti. Ok, ci sta, ma non mi fa fuori la torre. Ok, probabilmente mi fa fuori la torre. Mi lascio ittare, sì. E provo una ripartenza da lì.
ci sta. Allora, voglio darmi una possibilità. Ragazzi, non lo so. Ok. Forse sono stato un po' bravo. Un rischio incredibile, eh? Veramente un rischio pazzesco. Non lo so. Lui la struttura... Ah, cacchiarola. Stava di lui la struttura non ce l'ha. Ok. Sicuramente così. Vado a fare così. Lui ha la ghiaccio, mi sembra. Esatto. Raga, è stato bravo. E che gli vado a dire? È stato bravo. Lo sapete che la ghiaccio... Se me la tirava un mezzo secondo prima, la partita era vinta. Con mezzo secondo prima di ghiaccio. Quindi è stato bravo, non possiamo dire niente. La partita è stata molto piacevole. Probabilmente avrò sbagliato qualcosa. Probabilmente, perché arrivare a una situazione del genere, probabilmente ce la potevamo portare a casa. E sì, stiamo riperdendo trofei. L'avete visto? Ma è così Clash Royale, ragazzi. Non ci si può... Vi sto facendo un video esagerato, ve lo dico. Cioè, veramente, io sto a 36 minuti e lo stesso state voi. Bocciatore, principe nero. Chi più ne ha, più ne metta. Vado sicuramente a caricare così. Però di solito questo pure c'ha... ve lo stavo... Ragazzi, veramente, guardate, mi dovete dare retta. Io ve lo stavo dicendo, di solito pure questo, vi stavo dicendo, c'ha... Il coso, la ghiaccio. Ah, adesso è... da quando Big Love utilizza la ghiaccio, tutti stanno utilizzando la ghiaccio. Allora, sotto torre ci vado. Lui dovrebbe essere anche un pochino sotto di Elisir per quanto riguarda noi. L'allero. L'unico modo... che ho potuto, perché lui ha tirato 4. Quanto costava la cosa? Non mi ricordo la cimitero quanto costa. Un botto comunque. Lui c'ha il bocciatore. Un altro hit gliela potevamo dare comunque, Sapete qua col senno di poi dovevo aspettare. Mi dovevo fare proprio gli affari miei qua, perché adesso lui mi fa un male cane. Col senno di poi qua ho sbagliato. Ho buttato 4 di Elisir, che sono tantissimi. Per forza così. Per forza così. Per forza così. Però è tutto inutile, ragazzi. La sua torre praticamente è immacolata. Non sto vincendo. Non sto vincendo e non vincerò questa partita. Ve lo posso garantire. No. Ragazzi, non è da vincere. Mi dispiace, però... Sto giocando male. Stanno giocando bene gli altri. Non ho la curatrice là, eh. Ghiaccio, perfetta. Adesso sta marita e scherza, ma guardate che me sta a arrivare a sinistra. No, raga. Non è da vincere questa roba qua. Non è da vincere questa roba qua. Sì, bravo, sei rimasto tu che stai puntando le carte sbagliate. Per il resto, GG. Raga, calmo, Mirko, calmo. Tanto hai deciso di fare un mega video. Va bene, gli vogliamo fare un video esagerato. Glielo facciamo perché vedete che a me piace giocare a Clash Royale. E io so che voi siete contenti. A me piace giocare a Clash Royale. Allora, perché se arriviamo e superiamo i 30.000 like, io capisco che certi video ve li posso fare. Ma poi io non dovrei superare una determinata tempistica di video, perché da che poi i video vanno benissimo potrebbero cominciare, e levate, un po' male
a livello. Oddio, raga. Mamma mia, tutti gli stessi deck. Dovrei proprio cambiare. Cioè, dovrei cambiare. Perché questo qua dovrebbe essere quello con il gigante elettrico. La fulmine. Chi più ne ha, ne metta. Sfera infuocata. Mi può star bene. E io come ti attacco a te? E se io dovessi per caso fare così? Cioè, l'intenzione è buona. Fermi. Sembra brutta come storia. In realtà no. In realtà no, perché ho ciclato il deck. E mi sembra che lui abbia sprecato più elisir di me. O se non siamo pari, caro Sam, potresti anche quittare, Sam. Cioè, nel senso, ti potrebbe crashare Clash Royale. Legittimo. Legittimo. Quello lui lo deve difendere in qualche maniera. Non mi venisse a dire di no. E qui lo devo fare per forza, sapete perché? Perché se no mi faceva un botto di maiali e non andava bene. Sarebbe stato fantastico buttargli giù torre. Perché non so se una cosa del genere ricapiti mai più. Avevo le stelle di cielo dipinto di blu. E qualcosa mi devo inventare per togliermi questi barbari scelti. Perché se questi mi arrivano sotto, io sono morto. Senti, zio, tanto quella torre là io non te la posso difendere. Parliamoci chiaro. Mi rimane però una bella ripartenza, eh? Mica tanto. Per forza. Che me invento. Ok. Non è che è andata malissimo, eh? Anzi. Questo è un problema. La ripartenza non mi è rimasta per niente, raga, ve lo posso garantire. Perché lui mi dirà il coso adesso. Ho perso i barbari. Vedi? GG ragazzi. Persa. Persa è persa, dai. GG. Allora, le partite sono stupende. Cioè, le partite sono molto belle. Però sto prendendo schiaffi. Vedete quando... Allora, faccio l'ultima e basta. Non mi rompete le scatole. Apprezzate il video di 50 minuti di Clash Royale. Eravamo 150 trofei sopra. Io vi odio e vi amo allo stesso tempo. Ma posso mai giocare contro Astrubal YT? Mi sembra strano, no? Quindi dai. Golem di Elisir. Drago Infernale. Tanto si sa dove sta andando a parare il nemico, dai. È una roba che già abbiamo visto. Per l'appunto. Ah, sapete che devo fare? Devo fare così. Cerco di limitare i danni, ma non li posso limitare. Ma non ce ne frega niente. Io lo sapevo che tanto era così, eh. Cioè, non è che vedevo di niente.
La scarica l'ho tirata per tenere in vita il drago infernale, ragazzi. Se no avrei perso il drago infernale e la torre non sarebbe andata giù. Nessuno mi toglie di contrastare la Valchiria sulla stessa lane. Vediamo se lui non tira altro, eh. Forse no. Lui non lo voglio perdere. Me ne frega niente. Guarda, fammi quello. Cavolo, sarebbe stato bellissimo. E come mi difendo qua? Devo fare per forza così. Certo, uno mi poteva andare in torre, eh. Uno. Sulla torre di destra, un barbaro scelto che sarebbe stato veramente qualcosa di epocale. Epocale. No, eh. Oh, sta ghiaccio. Sta ghiaccio maledetta. Riproviamo così, ma tanto so. Appunto, cioè io lo sapevo, non è che devo raccontarvi niente, eh. Allora, non credo né di perdere una torre e né di perdere l'altra. Credo che sia stato un attacco un po'. Un po' così così da parte sua. Credo. Però mai dire mai, perché ho tirato un bel po' di gente incacchiata là, eh. Cioè, ma lì stanno proprio arrabbiati. Tanto arrabbiati. C'ho 200.000 guaritrici. Insomma. Eh sì, spostami pure la roba. Non me ne privo. Dai, ci sta. Avete lasciato like? Dai, arriviamo a 50 minuti, ma stiamo a fare. Nel 2021, ma chi è che vi porta 50 minuti di Clash Royale? Non è che io devo fare video per contentino, eh. Cioè, adesso avrei fatto 4 video e avrei monetizzato il triplo, ma non è che noi ci facciamo questi problemi. E ripeto, me devo comunque fare sempre, cazzi miei. Che andiamo a finire male. Bombarolo. Se non voglio. Questo c'ha la fulmine. Ah no, c'ha la sfera infuocata. Sfera infuocata. Allora, già il fatto di fargli fuori quella carta là. A me va bene. Matchup difficilissimo. Gli ho stuzzicato la torre. Tornado boia. Quindi che c'hai? Gigante. Che c'hai? Regà, lo so quello che state pensando. Io lo so. Ma a me, già che mi ha tirato un colpo alla cosa, a me va bene. E so ancora di più che adesso lui tanto mi tirerà tornado, perché mi deve togliere da sotto quella torre là. Cioè, io lo so. Non è che non lo so. Le so ste cose. Ma devo per forza giocare così. Per forza, regà. E finché l'attacco mi è attivo, io devo continuare. Benissimo questo. Non ho la, guarda, non ho la furia, perché sennò avrei infuriato, eh. Scarica, mi sta bene. Scarica, mi sta molto bene. Credo che sostanzialmente sia quasi. Muoio, mo so curioso. Mo so curioso, cioè, se non faccio fuori. Se non faccio fuori quello, regà. Ciao ragazzi, mo mi attacca. No, non mi ha attaccato, che strano. Io invece mi avrei attaccato. Io invece. Sì, lo so che lui c'ha un sacco di brutte cose. Sì, sono d'accordo, ma tu vieni con me. Ok.
Ok. Bella sta partita, ragazzi. 50 minuti di video. Mamma mia, è una roba esagerata, raga. È una roba esagerata. Una roba esagerata. Ok, una roba esagerata, raga. 6, 7, 8, 9. E non ci arrivo comunque. Dovrei fare 32 trofei. Quindi basta. Ragazzi, ragazzi, vi voglio bene. Fatemi sapere se anche i video così lunghi vi piacciono. Boh. Guardate gli altri due video che sono apparsi. Uno sotto di me, uno a fianco a destra, a sinistra, a vostra, non lo so. Vi voglio bene. Al prossimo appuntamento con il vostro CM89. Ci vediamo questa sera in live. Ciao ciao. Che roba, ragazzi.